Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere questo car to car semplicissimo da fare. Prima di iniziare, come sempre, lasciate tantissimi like ed iscrivetevi al canale. Requisiti ragazzi: respawn al bunker o in un appartamento. Dovrete avere la mira manuale, l'arena war con l'RC bandito, non fa differenza se è moddato o no, un'auto moddata e un'auto su cui vorrete passare le modifiche dell'auto moddata. Partiamo subito quindi con il glitch, ragazzi. Uscite fuori dal vostro bunker o dal vostro appartamento. Una volta fuori, come sempre, dovremmo andare a cercare un amico in puntamento di mira diverso dalla nostra per poterci teletrasportare. Quindi apriamo la mappa, selezioniamo il punto più vicino alla nostra Arena War. Una volta trovato, questo è un punto che mi sono creato io comunque. Non fa differenza, voi usate le attività quelle in blu in mappa, andate su una community, andate su un Cristo qualsiasi, dopodiché fate partecipa alla sessione. Una volta fatto, ragazzi, vi uscirà il primo messaggio di volervi unire veramente a quella sessione. Se non sapete se è un puntamento di mira diverso, doppio tasto PS, rifate partecipa a sessione sulla stessa persona. Rifiuterete il secondo messaggio e vi dirà che la mira è diversa dal vostro, a questo punto vi sarete teletrasportati. Ora entrate all'interno del livello officina della vostra Arena War. Una volta dentro, quello che dobbiamo fare è veramente molto molto semplice, ragazzi. Quindi guardate sempre il video così capite anche, magari se spiego male, cosa sto facendo. Quindi andate davanti all'RC bandito, come vedete questo è moddato, ma come ho già detto non fa differenza. Facciamo freccia destra, rimaniamo su questa schermata più o meno 2-3 secondi. Dopodiché tasto PS ragazzi, dobbiamo andare sulla dashboard, andiamo su impostazioni, andiamo sulla rete, stacchiamo semplicemente e rimettiamo la connessione a internet. Torniamo al gioco e il gioco in automatico ci darà questo messaggio di errore. Qui semplicemente fate X e il gioco vi farà andare nella storia. Una volta che sarete spawnati nella storia, ragazzi, tasto option non appena possibile, andate su online, gioca GTA Online, sessione a soli inviti. Quindi ora aspettiamo il caricamento. Comunque, ragazzi, vi assicuro che è un glitch veramente molto molto semplice, non c'è nulla di complicato. Ora stiamo rispawnando nuovamente all'interno del nostro bunker, che era la nostra, diciamo, posizione di respawno. Potrete usare, come ho già detto, anche l'appartamento, sembra che funzioni, quindi uscite fuori, aprite la mappa e riteletrasportatevi il più vicino possibile alla vostra Arena War. Quindi andate nuovamente su una community, andate a cercare una persona in puntamento di mira diverso dal vostro, fate il primo partecipa a sessione, non appena avete fatto il primo partecipa a sessione vi darà questo messaggio che vi dice volete unirvi veramente a questa sessione. Quindi nuovamente doppio tasto PS, rifacciamo partecipa a sessione su quella persona di prima. Se ci dirà che il puntamento di mira è diverso dal nostro, abbiamo trovato il nostro uomo per fare il glitch. Quindi ora, come prima, rientriamo al livello officina della nostra, scusate, Arena War. E a questo punto andiamo a prendere l'auto, diciamo, donatrice, cioè l'auto che porterà le modifiche sulla nuova macchina. In questo caso userò la Sklagen, qui come cazzo si chiama. Saliamo a bordo, facciamo freccia destra ragazzi e vedrete che l'auto non entrerà nel meccanico ma rimarrà al suo posto con il menu delle modifiche attivo. Quindi ora apportate un paio di modifiche se volete, quindi la targa e magari i finestrini sono quelli che costano di meno. Una volta fatte queste piccole modifiche ragazzi dovrete andare su vendi, comunque guardate sempre il video e non vi sbagliate. Allora andiamo su vendi, su questa schermata che vi viene fate una volta X e vi dirà subito dopo vuoi vendere veramente il veicolo? Facciamo un'altra volta X, non appena vedete scritto veicolo venduto doppio tasto PS, facciamo partecipa a sessione con l'amico in puntamento di mira diverso dal nostro, ci uscirà il primo messaggio, lo accettiamo, il secondo lo rifiutiamo. Come vedete il veicolo rimarrà al suo posto e a questo punto andiamo a prendere semplicemente l'auto su cui vogliamo passare le modifiche. Quindi ora io provo a mergiare la Trax, questa qui come vedete è un blu scuro e un celestino. Ci saliamo dentro e semplicemente ragazzi premete R2. L'auto uscirà fuori in automatico e guardate un po', ha preso le modifiche della Sklagen. Ora, qui come vedete l'auto ha preso come ho già detto le modifiche, scendiamo dalla macchina, l'auto sparirà. A questo punto rientriamo al livello officina di dove stava la macchina che ha preso le modifiche. Ci saliamo dentro,
facciamo freccia destra per portarla all'interno dell'officina e una volta dentro, come sempre, dovrete andare ad apportare delle piccole modifiche per salvare, diciamo, il merge appena effettuato. Quindi a questo punto, per continuare con il glitch, ragazzi, riportate l'auto al suo posto, andate di fronte al vostro RC bandito e ripetete tutti i passaggi che abbiamo fatto. Ragazzi, come avete visto, è un glitch veramente molto semplice, non c'è nulla di complicato, spero di essere stato abbastanza chiaro. Lasciate tanti like ed iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima, bella per tutti!